Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Pizza Talk. Oggi cercheremo di parlare del fenomeno degli hikikomori e lo facciamo con la nostra ospite che, come al solito, lascio si presenti a voi spettatori. Prego Elena. Grazie Ivano, sono Elena Carolei, sono la presidente dell'associazione delle famiglie di ragazzi o comunque persone in ritiro sociale volontario, quindi Hikikomori. L'associazione è nazionale, si chiama Hikikomori Italia Genitori. È un'associazione nata nel 2017 insieme all'associazione Hikikomori Italia. Sono due associazioni che si occupano del problema dei ragazzi ritirati, cioè ragazzi che vivono in casa e evitano le relazioni sociali. L'associazione Hikikomori Italia Genitori è quella che raccoglie le famiglie e quindi in particolare noi cerchiamo di dare supporto alle famiglie che hanno un ragazzo con questo problema perché è ancora un disagio sconosciuto presso le istituzioni, presso la scuola, presso in molti casi addirittura presso i professionisti, presso le istituzioni e quindi le famiglie hanno bisogno di parecchio supporto. Inoltre non esiste una modalità istituzionale per aiutare questi ragazzi e quindi dobbiamo farlo come genitori. E quindi l'aiuto che diamo alle famiglie è proprio per affrontare le varie problematiche che una famiglia incontra quando si trova a che fare con questo disagio. Ok, ecco, andrei proprio a cercare di capire che cos'è il fenomeno degli hikikomori o del ritiro sociale. Allora, nasce, è stato osservato la prima volta in Giappone negli anni Ottanta, sembrava una cosa lontanissima da noi, strana, che riguardava una cultura diversa in tutto e per tutto. Si iniziavano a osservare dei ragazzi che passavano il loro tempo in casa, tutto il tempo in casa, rifiutando le relazioni, quindi la scuola, il lavoro, le amicizie, lo svago, tutto, e nelle loro stanze svolgevano attività solitarie. Certo, negli anni Ottanta non avevamo il computer, non avevamo i cellulari, quindi svolgevano attività diverse, quindi lettura, arte, non so, disegno, eccetera. Successivamente, già negli anni 2000, è iniziato a osservarsi qualche caso in Italia, ma prima che si prendesse coscienza del fenomeno sono passati tanti anni, perché soltanto recentemente abbiamo visto che, recentemente, insomma, comunque diciamo dopo il 2015 così, sono cresciuti moltissimo numericamente questi ragazzi e possiamo dire che ormai è un fenomeno che riguarda anche l'Italia. Sono ragazzi che nel nostro caso, quindi nel caso italiano, rifiutano o comunque trovano una grande difficoltà a relazionarsi con gli altri e da questa difficoltà a relazionarsi ne deriva l'abbandono scolastico, ne deriva la non collocazione in ambito lavorativo, la non partecipazione a situazioni familiari o con coetanei, insomma, di diverso tipo. Il ragazzo sempre meno si fa vedere dagli altri, si rinchiude nella stanza e evita i contatti. Perché avviene questo? Avviene per paura, paura delle relazioni, vergogna, quindi paura del giudizio, sensazione di inadeguatezza, difetto di autostima, quindi proprio una paura di non poter partecipare alla rete sociale. La differenza di quel che si crede spesso, no? Hikikomori uguale persona che sta sul computer, uguale persona che sta sempre sul telefono,
Non è così, non nasce da questo aspetto il ritiro, ma proprio da una paura di relazionarsi con gli altri. Ok, ma il Covid ha giocato nell'aumento del fenomeno in Italia? Cioè, ha avuto un ruolo? Allora, diciamo che durante il lockdown abbiamo notato che succedeva qualcosa di strano, qualcuno stava addirittura meglio perché si trovava, vedeva che anche gli altri potevano stare in casa e quindi si sentiva meno diverso. Molti altri invece hanno, diciamo, in qualche modo ho vissuto il disagio di dover vivere a contatto con dei familiari con cui c'erano dei rapporti già conflittuali, quindi alcuni hanno provato un disagio maggiore, ma in generale cosa è successo? Che alcuni ragazzini quelli più giovani sostanzialmente, hanno verificato quanto fosse meno ansiogeno frequentare la scuola a distanza. E al momento della riapertura ha manifestato l'ansia e il disagio di tornare tra gli altri. E quindi noi come associazione abbiamo notato che si è abbassata molto l'età di insorgenza che le nuove famiglie ci portano. Quindi mentre prima del Covid, diciamo, vedevamo che il fenomeno interessava ragazzi dai 15 anni più o meno in su. Dopo il Covid abbiamo moltissime segnalazioni di ragazzi ancora 12-13 anni, quindi un aumento in questo senso c'è stato, vedendolo più come un anticipo della manifestazione del disagio, in quanto, diciamo, ha colpito delle fasce d'età più basse. Ok, come può affrontare un genitore questo fenomeno? Cioè, come è meglio affrontarlo? Perché forse intuitivamente uno direbbe, vabbè, prendo mio figlio, lo faccio uscire di casa a forza e in qualche modo si sveglia, no? La tipica retorica facilista. Invece, com'è meglio affrontare questo fenomeno? Allora, ci sono moltissimi aspetti, no? Come si può capire, c'è l'aspetto scuola, l'aspetto della vita quotidiana, quindi gli aspetti sono moltissimi, però diciamo noi quello che, quindi posso soltanto dare qualche indicazione proprio generale, noi quelle indicazioni che diamo ai genitori è di appunto comprendere il dolore del figlio, cioè uscire dalla logica del calcio nel sedere per farlo uscire, ma entrare invece nella logica di comprendere quale dolore sta vivendo il ragazzo, perché come capirai è un ragazzino che sta chiuso in casa mentre tutti gli altri escono e si divertono, non sta bene. Sta soffrendo, anche se generalmente dice, racconta diversamente, no? Dice che sta bene, che ha scelto così. In realtà non sta bene, quindi diciamo noi consigliamo al genitore di cercare di avvicinare il ragazzo e di avvicinarsi proprio al suo dolore, di comprendere il suo dolore in modo che almeno il ragazzo si senta capito in casa, perché se ha già problemi con i coetanei, ancora in casa non lo capiscono, la solitudine diventa eccessiva, esagerata. Se si riesce a creare questa alleanza tra i genitori e il figlio, è un po' più facile anche per il ragazzo poi affrontare eventuali sfide all'esterno. Questa è un po' la strada che noi consigliamo, è sempre un problema che riguarda tutta la famiglia e quindi consigliamo proprio ai genitori di mettersi in gioco, di cambiare punto di vista se per caso appunto erano della scuola
quella del calcio nel sedere e invece vedere le cose dal punto di vista psicologico e cercare di avvicinarsi al ragazzo e aiutarlo. Un'ultima domanda. Il fatto che ci sia un tasso di disoccupazione nella fascia della giovane età in Italia, oltre a spingere il fenomeno dei NEET, potrebbe essere un fattore all'interno della casistica degli hikikomori, magari non quelli più giovani, ma quelli un po' più ventenni, trentenni, potrebbe Allora, giocare? io ho premesso che non sono un sociologo, no? Faccio Mm-mm. altro nella vita, quindi Chiaro. è un po', diciamo, non ho i titoli, no? Per rispondere a questo. Certamente la nostra epoca ha influisce moltissimo sul fenomeno, tant'è vero che una volta non c'era. E quello che noi riteniamo è che sia molto la competizione, che è stata molto spinta in questi ultimi anni, una competizione spinta da una logica dell'economia molto, come dire, molto forte, e questo non aiuta tanto la collaborazione tra persone e anzi separa, e questa separazione favorisce un po' quel senso di esclusione che i ragazzi sentono. Da lì a dire se l'assenza di lavoro sicuramente ha influito sulla competizione, quindi forse sì in questi termini, no? Però che sia una causa diretta, causa diretta non mi risulta, ecco. Certamente indirettamente la società di oggi è colpevole per tantissimi punti di vista. Perfetto. Se vuole aggiungere qualcosa prima che ci salutiamo, magari qualcosa a cui non ho pensato. Ma io quello che posso dire, se c'è qualche famiglia, noi siamo raggiungibili. L'associazione si chiama Hikikomori Italia Genitori e si trova, ha un gruppo Facebook a cui poter chiedere di accedere. Tutti i nostri dati sono, tutte le nostre informazioni sono sul sito di Hikikomori Italia. Se c'è qualche ragazzo che ha bisogno di aiuto, invece noi forniamo anche una psicoterapia online gratuita, proprio gratuita, per cui non c'è bisogno di uscire, non c'è bisogno di spostarsi. Se qualcuno avesse voglia di avvicinarsi a questo strumento, può scrivere una mail, o se posso dire l'indirizzo, Certo. clinica@ikikomoriitalia.it, dicendo che è interessato alle sedute gratuite per i ragazzi in ritiro sociale. Sono gratuite, quindi sono un aiuto che la nostra associazione può dare a questi ragazzi. Sono cinque, diciamo, una serie di cinque sedute. Ok, perfetto. Grazie mille. Grazie Ivano, grazie, un saluto a tutti. E grazie anche a voi che avete visto questa puntata. Mi raccomando, se avete bisogno, non esitate a contattare la mail. E con voi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo episodio. Ricordatevi di iscrivervi, di commentare qui sotto. E alla prossima. Grazie ancora. Grazie.